Ciao amici di Backstage Live, ben trovati per una nuova puntata, sempre con i gruppi emergenti e con l'ospite di eccezione. Ed ho l'onore di presentarvi un artista davvero molto molto particolare, la mitica, la stupenda Momo. Ciao cara. Ciao tesoro. Allora, che sta combinando Momo in questo momento? Intanto sto qui oggi e questo è un grande beneficio. E in più, no, ho finito un disco nuovo che si intitola Il Palcoscenico. E quindi uscirà in libreria il mio disco. Ma questo è bellissimo, anche perché insomma cambia anche la veste artistica oltre a quella musicale. Sì, assolutamente, ne sono felicissima che prendo una strada un po' diversa artisticamente, nel senso di questo. E noi adesso ci vediamo la puntata, perché siamo andati in Svizzera, nel Canton Ticino, un gruppo particolare, gli High Pigeons, davvero molto molto interessante. Siamo stati con loro tutta la giornata, abbiamo fatto un concerto esaltante, per cui restate con noi, noi ci vediamo dopo. Backstage Live, yeah. Yeah. Backstage Live. Ciao amici di Music Box, ben trovati per una nuova puntata di Backstage Live, sempre alla scoperta delle realtà emergenti. Oggi il nostro viaggio ci porta in Svizzera, davvero un ambiente molto molto particolare, con un gruppo rock di quelli massicci. Noi seguiremo tutta la giornata insieme a loro, gli High Pigeons, e li conosciamo. Marco, chitarra ritmica. GB, batteria e percussioni. Toby, tastiera. Jan, lead guitar. Davide, basso voce. Ebbene ragazzi, su queste presentazioni io lancio la loro scheda tecnica. Backstage Live, yeah. Questa è la vostra sala prove? È la nostra seconda casa, non è la nostra sala prove. Comodissima, montacarichi, siamo a 10 metri sottoterra, non rompiamo le scatole o i puntini puntini a nessuno. Ci sono fino alle 2 del mattino, è una figata. Ora stai bene. Dove ci troviamo? In Svizzera. I testi sono in italiano? E non in svizzero, cantiamo in italiano. Da quanto tempo è che state insieme? La formazione attuale dal 2006 che è unita. Diciamo che appunto, come dire, cioè parlate perché no, ma vai 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 vai. Questo è un gruppo che si autoproduce, non c'è un'etichetta dietro, quindi immagino il lavoro per organizzare tutto quanto. Beh, purtroppo sì, non abbiamo ancora un'etichetta, abbiamo tanti amici che ci aiutano a organizzare concerti, la grafica e tanti lavori li facciamo noi. Un grazie particolare a Grok, per esempio, che ci ha fatto il video di Datemi, spero che poi lo potremo vedere, lo farete vedere. Poi ce lo vediamo più tardi. Esatto. Beh, Tobias suona i tastiere, si occupa di tutto il lato internet, per esempio, altri amici ci fanno le grafiche, insomma, siamo una grande famiglia. Gruppo rock dove le sonorità sono rock, quindi primeggiano le chitarre, però la particolarità è che la tastiera irrompe con dei suoni particolari. Ci saranno delle programmazioni, te ne occupi tu? Esattamente, tutto quello che è programmazione, diciamo, dei suoni e il click parte da me. Abbiamo trovato che è importante essere tutti a tempo. Io ho dei suoni che partono con un certo BPM, quindi è importante che siano sempre giusti. È meglio lasciar stare il dolore lontano, ma qualcosa ti resta. E che vuol dire suonare con gli High Pigeons e fare rock con un beat elevato?
Vuol dire creare qualcosa di nuovo, perché comunque non facciamo cover, quindi è una bella esperienza anche per me che arrivo da altri generi. Io ascolto molto jazz, quindi porto questa esperienza, tra virgolette. A livello compositivo si lavora in cinque, le parole le scrivo io solitamente quando sono un po' ispirato. Come ha detto Davide, nascono insieme, perché uno magari comincia a suonare, uno segue, tutto si amalgama perfettamente. Io faccio la parte rock, c'è cioè chi mette la parte elettronica, chi mette la parte il colore. Tu fai il duro, il cattivo. Ma no, ma sono buono come il pane, però mi piace movimentare la scena. Che cos'è per voi la trasgressione? Fare l'amore con, non so, con 100 ragazzi, un ragazzo per sbaglio nel gruppo, non lo so. No, nella musica trasgressione per me non c'è. È uno stile di vita. Semplicemente. Andare a lavorare, svegliarsi un mattino, andare a lavorare. Chi non trasgredisce rimane fermo, ecco, è un motore. Ma per me penso che è stato soprattutto aver abitato 11 anni a Barcellona e adesso abito in un paesino piccolo di montagna. Da Locarno ci spostiamo dove? A Serocadagno, vicino al confine italiano, quindi probabilmente ci sarà anche qualche tuo compatriota che viene a vederci. E a capirci, ad ascoltarci, e andiamo a suonare al Barthemus. Ebbene ragazzi, è arrivato adesso il momento di continuare a seguire i ragazzi mentre smonteranno la strumentazione. Noi continueremo a parlare con loro, ma in macchina, per cui io vi invito a restare con noi, non cambiate canale, Stage Live. Yeah! Yeah. Da Locarno per andare a suonare al Temus di Serocca Dagno in Svizzera. Perché ai pigeons? Vuol dire piccioni stoni, ma il senso del nome non deriva dal fatto che noi ci droghiamo dalla mattina alla sera, bensì al fatto che, essendo noi amanti degli animali di tutti i sessi, di tutti i generi, abbiamo scoperto che in Brasile utilizzavano i piccioni per fare corrieri della droga e torturavano questi poveri animali dandogli per esempio eroina o altre sostanze, quindi creavano dipendenza nei piccioni per farli ritornare, quindi li educavano in questo modo. Addirittura. Esatto, noi vogliamo assolutamente condannare questa pratica disumana, o meglio disanimale, e abbiamo scelto di chiamarci i pigeons per questo motivo. E parliamo della vostra dimensione live, perché stiamo andando ad un vostro concerto. Cosa ci aspetta? Vi aspetta tanta energia, tanto divertimento, buona musica. È lì che viene fuori il tutto di noi stessi, effettivamente. Abbiamo organizzato questo evento apposta per Music Box Backstage Live. Yeah. Un bellissimo posto, vedrete, belle luci, bel palco, c'è sempre un bel po' di gente, quindi un posto perfetto per fare un live. In esclusiva abbiamo il vostro video. In esclusiva, siete i primi. Prodotto tutto abusivamente nei locali dove abbiamo il nostro locale, scusate il giro di parole, low cost. Ed è stata un'esperienza fantastica. Ecco, quindi avete curato la regia, avete fatto un po' tutto quanto voi. Certo, con tanto di regista, truccatrice, che bellissimo. E tanto bel lavoro. Datemi la vostra energia, questa sera vi darò la mia. Datemi le vostre emozioni, siamo cacciatori. Ma si è fatto appunto tutto in maniera totalmente abusivo dietro il nostro locale prove. Abbiamo occupato uno stanzone come gli squat, l'abbiamo preparata noi con panno bianchi, fogli bianchi, eccetera eccetera, e poi in un giorno di lavoro durissimo abbiamo girato questo video. Siete ospiti a casa mia, non c'è palco e non c'è pubblico, stasera siamo un corpo unico.